Chi pensa che oggi si dia un'identità immediata fra euro ed Europa, pensando dunque che l'Europa perfettamente realizzata sia l'euro, è o uno stupido o è in cattiva fede. Io penso che i più siano in cattiva fede, per il fatto che l'Europa così com'è oggi, un orribile lager economico, eurocratico, in cui si perpetrano le peggiori tragedie, i peggiori genocidi finanziari degli ultimi anni, questa è l'Europa oggi, basti vedere il popolo greco sacrificato sull'altare di Monsieur le Capital. Chi non capisce questo punto, ripeto, è o stupido o in cattiva fede. Occorre prendere posizione contro questo. Chi crede che questo euro, questa Europa, sia un primo passo verso la grande Europa a suo tempo voluta e pensata da Kant o da Spinelli, non ha capito nulla. Questo è un primo passo verso l'abisso, se l'abisso non si è già pienamente realizzato. Chi ama l'Europa dei popoli fratelli, liberi, ugualmente sovrani, che si riconoscono nella loro differenza insieme nella loro comune appartenenza al genere umano, non può che provare orrore per questa Europa.